Matteo Zanda, continua questo silenzio stampa del Monastir, l'unico a parlare sei tu, capitano, portiere, 0-0, sofferenza nel primo tempo, meglio nel secondo. Sì, abbiamo sofferto al primo tempo, siamo entrati secondo me un po' contratti, secondo me c'è la paura di perdere perché comunque sta andando male, la classifica è un po' così, quindi secondo me sta subentrando questa paura che ci dobbiamo togliere di dosso perché mancano 3 partite, possiamo far bene, siamo la squadra secondo me forte, ci dobbiamo togliere questa paura secondo me. Ecco, i complimenti anche da parte del Calangiano, hanno detto sì nel primo tempo potevamo vincere però abbiamo incontrato una bella squadra e vederla lì sotto un po' stupisce. Ce lo dicono tutti, sfidiamo te, Luric, Domenica, eccetera, ma come mai siete in quella posizione? Vuol dire che durante l'anno non abbiamo fatto bene, adesso magari stiamo rimediando, però ormai ci troviamo là, i complimenti sì, li prendiamo volentieri, li accettiamo, però la classifica è quella che parla. Faccio i complimenti al Calangianus perché è venuto qua a giocarsi la partita sportivamente, fino alla fine. Hanno detto tutti che ci davano i 3 punti, l'hanno dimostrato e gli faccio complimenti. Poi nel secondo tempo vi è mancato il guizzo, anche la traversa di Caddeo di testa. Sì, ci manca un po', siamo anche un po' sfortunati, perché comunque se lo fanno, a noi ci fanno subito il gol, noi per segnare non la buttiamo dentro neanche con le mani, ma non perché sono scarsi i nostri attaccanti, ma perché comunque magari un momento no. Ecco, tu sei capitano di questa squadra, mai, come dire, il polso dello spogliatoio, siete convinti per questo traguardo che volete tanto, cioè rimanere in eccellenza? Io sono convintissimo, infatti sono tranquillissimo che questa squadra si salverà all'ultimo, non so, faremo le guerre, in qualche modo la squadra si salva. Senti, e sono convinto di questo. Ecco, è un po' particolare che l'anno scorso l'ultima gara della stagione è stata col Tonara per decidere chi andava in eccellenza, l'ultima di campionato sarà sempre col Tonara. No? Potrebbe essere decisiva quella partita. Mi dispiace anche per loro, perché comunque ho amici anche là, però potrebbe essere decisiva e noi venderemo cara la pelle. Ma c'è lo spazio anche per la salvezza diretta, oppure pensi sarà difficile? Secondo me ci potrebbe essere, perché se vai a vincere a Gavoi e a Ghilarza, ci potrebbe essere anche la salvezza diretta. Invece l'hai detto di questo Calangianus, in avanti sono pericolosi oggi anche loro con le polveri bagnate, però sono delle schegge. Calangianus secondo me è una bella squadra, ovviamente oggi è venuta rilassata da noi, quindi magari li hanno anche avvantaggiati, sai, la testa serena, è una bella squadra, sì, davanti. Poi ho visto Cristian giocare a centrocampo, mi ha un po' stupito, però è andata alla grande, vuol dire che il mister ci ha visto bene. Grazie Matteo, in bocca al lupo, complimenti ancora, grazie comunque per l'impegno che state mettendo. Va bene, grazie.